Quello che per Hobbes e per Locke è lo stato di natura, per Rousseau, abbiamo detto, corrisponde a una fase già avanzata nel processo di civilizzazione del genere umano. Lo stato del bellum omnium contra omnes, della guerra di tutti contro tutti, lo stato in cui gli uomini sono animati da passioni egoistiche, da ambizioni sfrenate che li portano a farsi del male a vicenda. È già uno stadio avanzato di civiltà, uno stadio in cui la originaria, incorrotta, natura umana è comunque degenerata, è comunque degenerata. E dunque si rende necessario un passo ulteriore in cui questi inconvenienti vengano in un certo senso sanati da un nuovo patto sociale, quello che Rousseau appunto chiama contratto sociale, che è appunto il titolo della sua opera del 1762. Il contratto sociale di Rousseau non è il patto iniquo, sono le parole di Rousseau, che porta gli uomini a sottomettersi ad un sovrano che può essere il sovrano assoluto di Hobbes, oppure può essere l'assemblea rappresentativa di Locke. Dicevo, porta gli uomini a sottomettersi a questa autorità. Attraverso un consenso estorto con l'inganno. Il patto delineato da Hobbes e da Locke è per Rousseau un patto iniquo, un patto ingannevole. È un patto che è finalizzato a sancire con l'autorità delle leggi e con la forza dello Stato quella condizione di diseguaglianza sociale nella quale gli uomini si sono venuti a trovare dopo la divisione del lavoro, dopo la istituzione della proprietà privata. È un patto iniquo perché i promotori di questo patto, quindi le classi agiate, le classi possidenti, i ricchi, persuadono le masse dei nullatenenti che è conveniente anche per loro sottomettersi all'autorità di una legge comune. Quindi l'iniquità del patto consiste proprio in questo inganno perpetrato dai possidenti, dai pochi ricchi, da coloro che comunque detengono una forma di potere derivante appunto dalla ricchezza, l'inganno perpetrato a danno delle masse, dei nullatenenti o dei poveri. Cioè convincere costoro che rinunciare alla loro libertà individuale e sottomettersi a una legge comune costituisce un vantaggio. Il consenso quindi estorto con l'inganno istituisce il dominio della legge dello Stato, ma questo dominio non è altro che il dominio delle classi possidenti che in questo modo si assicurano, con la forza comune, con la forza dello Stato, si assicurano definitivamente il godimento dei loro averi, della loro proprietà, la cui origine, abbiamo visto, consiste in un atto di usurpazione. Perché, ricordatevi quel brano famoso, perché il primo che abbia recintato una terra e abbia preteso che quella terra fosse la sua, appunto, ha commesso quasi un crimine nei confronti della umanità, perché la terra, dice Rousseau, non è di nessuno, mentre i frutti della terra sono di tutti. Come ovviare a questo patto iniquo? Rousseau lo dice nel contratto sociale.
cioè si tratta di giustificare la nascita dello Stato attraverso un contratto sociale che sia appunto equo, che non sia ingannevole, che garantisca effettivamente i diritti di tutti e che elimini quindi la diseguaglianza. Questo patto equo, diciamo, viene sottoscritto da tutti gli associati che si trovano su un piede di parità. Quindi ecco, tutti sono uguali, tutti gli uomini sono uguali, dice Rousseau, e questa uguaglianza giuridica, questa uguaglianza nei diritti di tutti, sta alla base del patto sociale, che consiste nel fatto che ognuno di noi rinuncia a tutti i propri diritti per alienarli in un certo senso a tutti gli altri. Quindi la formula di questo patto è che io rinuncio al mio diritto particolare, alla mia libertà particolare, a favore di una persona comune, di un io comune, dice Rousseau, a vantaggio di tutta la comunità, che è costituita da tutti i singoli individui, i quali sono tra di loro uguali nei diritti. Quindi vedete che qui non c'è la rinuncia della libertà individuale a favore di un sovrano, che può essere un'unica persona o un'assemblea rappresentativa, ma ognuno di noi, ciascuno di noi, rinuncia alla propria libertà a vantaggio di tutti gli altri. Quindi nel momento in cui io rinuncio alla mia libertà particolare, ai miei interessi particolari, per sottomettermi ad un io collettivo, ad una volontà comune, con la quale io mi identifico, dice Rousseau, io resto libero come prima. Quindi rinuncio ai miei diritti, ma per riacquistarli, ad un livello superiore. Io rinuncio alla mia libertà particolare, ma poi sono libero perché mi sottometto volontariamente alla comunità di cui io faccio parte in maniera indivisibile. Cioè io sono una parte indivisibile di questo io comune e la mia volontà di cittadino, potremmo dire, coincide perfettamente con la volontà di tutti. E qui è centrale appunto il concetto di volontà generale. Ecco. La sovranità quindi per Rousseau risiede nel popolo ed il popolo, diciamo così, la esprime attraverso la volontà generale. Ecco, questo è un concetto che non è proprio di facile comprensione, perché, dice Rousseau, la volontà generale non coincide necessariamente con la volontà di tutti, con che so io, l'espressione di una maggioranza. Perché? Perché la volontà di tutti o l'espressione della maggioranza come dire, il popolo può sbagliare in un certo senso. Se il popolo è mal consigliato, se il popolo non è in grado di vedere, di valutare il bene comune, se il popolo non è abbastanza istruito, non è abbastanza accorto, non è abbastanza virtuoso, potremmo anche dire, da rendersi conto che l'interesse particolare di ciascuno non può che coincidere con l'interesse generale, quindi con il bene comune, bene, ecco che la volontà generale non trova espressione, no? Nella volontà di tutti, no? E tuttavia, dice Rousseau, la volontà generale è qualcosa di assoluto, qualcosa che non può venir meno, perché coincide con la
recta ratio, con la retta ragione, coincide, diciamo così, con la volontà tesa al bene comune, quindi con la subordinazione degli interessi egoistici, degli interessi particolari al bene comune. Quindi la volontà generale non può che essere una volontà altamente morale, altamente virtuosa, no? E il popolo, quando esprime, quando è in grado di esprimere la volontà generale, dice Rousseau, non può sbagliare, non può sbagliare. E quindi si rende necessario, in un certo senso, questo è il problema, perché se il popolo non è virtuoso, non è in grado di esprimere la volontà generale, ma il popolo diventa virtuoso, è virtuoso quando è stato ben educato, quando i cittadini, gli elementi che lo compongono, diciamo così, sono in grado di valutare, di riconoscere e di agire sulla base della volontà generale, che è sempre indirizzata al bene comune, quindi è sempre indirizzata al bene della collettività. Ma affinché diciamo il popolo esprima la volontà generale, quindi tutto il popolo, no? Perché la sovranità risiede nel popolo, faccia delle buone leggi e pratichi poi delle buone leggi, realizzi queste buone leggi, c'è bisogno appunto di un, dice Rousseau, di un legislatore, quindi di una figura carismatica, che in un certo senso sia in grado di indirizzare il popolo verso la volontà generale, di educare, potremmo dire, il popolo, di dare al popolo delle leggi buone e quindi in un certo senso di inculcare, potremmo dire, attraverso una buona educazione, attraverso il rispetto delle buone leggi, di inculcare nel popolo come dire, la consapevolezza della volontà generale. Dunque, per riassumere quello che abbiamo detto, Rousseau denuncia le teorie dei giusnaturalisti precedenti come teorie errate sostanzialmente, no? Il patto sociale di cui parla Hobbes, parla Locke, parla Pufendorf, è un patto iniquo perché, diciamo così, estorce il consenso con l'inganno allo scopo di rendere ancora più salde le catene che avvincono le classi meno abbienti, e quindi il risultato non è altro che quello di come dire, riprodurre continuamente la diseguaglianza e quindi tutti i mali che affliggono gli uomini. Affinché la politica, potremmo dire, no, diventi in grado di realizzare la piena, l'effettiva eguaglianza tra gli uomini e quindi di evitare le ingiustizie che ne minano la felicità collettiva, occorre stabilire un nuovo patto, un contratto sociale su basi eque, cioè realizzare l'eguaglianza effettiva. E questa eguaglianza effettiva si realizza non quando i singoli individui si sottomettono a qualcun altro, ma quando tutti insieme rinunciano ai propri diritti naturali, ai propri interessi particolari. E ciascuno si sottomette a tutti gli altri, ciascuno si sottomette quindi alla comunità, per modo tale che obbedire alla comunità significa niente altro che obbedire a se stesso, perché io ho rinunciato volontariamente alla mia libertà naturale, potremmo dire, di fare tutto quello che mi pare, ho capito, ho compreso, la ragione mi ha portato a comprendere che questa rinuncia non è una perdita, non è una perdita, ma è invece un acquistare una libertà più alta, una libertà civile, potremmo dire, che vale di più perché mi rende veramente uomo, se per uomo intendiamo un essere che vive insieme agli altri, che vive in armonia con gli altri e che realizza, diciamo così, che ha come scopo quello di realizzare il bene comune, non semplicemente di fare il proprio tornaconto personale.
Quindi questa libertà civile, che consiste nel fatto che io agisco sempre nel rispetto della legge, e il rispetto della legge significa appunto rendere la mia comunità prospera, felice, giusta, no? Priva di contrasti che appunto ne minino la stabilità e ne minino anche e impediscano, diciamo così, agli individui di raggiungere una condizione materiale e morale di serenità, di tranquillità, ebbene questo risultato è comunque subordinato alla virtù. Ognuno di noi deve essere in grado di esprimere, no? Ciascuno di noi deve essere in grado di comprendere quella volontà generale che sta a fondamento del governo, del buon governo, e che, diciamo così, può essere espressa soltanto da un popolo, in un certo senso, che sia stato educato, che sia stato reso virtuoso dalle buone leggi che un grande legislatore, come poteva essere nel passato Solone, Licurgo, Numa Pompilio, eccetera, eccetera, questi sono gli esempi che vengono fatti, un grande legislatore, dicevo, può ottenere come risultato indispensabile affinché appunto la volontà generale si esprima come appunto come volontà che tende al bene comune, alla realizzazione del bene comune.